Il whistleblower è quella persona che segnala, che fondamentalmente si espone personalmente per segnalare un caso di corruzione di cui viene a conoscenza, generalmente sul luogo di lavoro. Da martedì, anzi da domani, fondamentalmente dal 14, va in aula alla Camera dei Deputati la legge dell'onorevole Businarolo a tutela dei segnalanti. Quindi sapremo, se non domani, al più tardi mercoledì, se questa legge viene approvata o no. Questa legge finalmente, innanzitutto, introduce la figura dei whistleblower in Italia e introduce soprattutto le tutele a loro carico. Si romperà quella catena paradossale del nostro paese per cui era quasi più tutelato chi corrompeva o veniva corrotto rispetto a chi segnalava. Come tutele si intendono fondamentalmente tutele giuslavoristiche, quindi in caso di demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti e quant'altro, il lavoratore che dimostra sostanzialmente di aver subito questi atti per via della segnalazione potrà essere reintegrato o retribuito come è giusto che sia. Ecco, la legge non è ancora passata, però ci sono delle forze politiche che a tavolino, insomma, appoggiano questa legge. La nostra campagna è lunga, ormai diciamo, è nata nel 2009, ma adesso vediamo finalmente la luce e la vediamo grazie soprattutto all'onorevole Businarolo, che è Movimento 5 Stelle ed è la prima firmataria di questo disegno di legge. Però dobbiamo anche dire che, cosa tra l'altro particolare per questa legislatura, potremmo trovare una convergenza di voti anche con il PD. Quindi evidentemente ci serve una maggioranza alla Camera e parrebbe che questa maggioranza PD 5 Stelle, forse per la prima volta in questa legislatura, possa realizzarsi proprio in favore di questo provvedimento. Le votazioni sono pubbliche, le sedute dell'Aula della Camera sono pubbliche, quindi chiunque può vedere chi vota a favore e chi vota contro, e sicuramente Transparency International Italia farà in modo che, se questa legge non passa, sia conosciuto il motivo e soprattutto chi ha deciso di non farla passare.